Lei è uno di quelli più severi rispetto al mancato decentramento di questa amministrazione comunale. Recentemente un consigliere di Municipio 3 ha lasciato il PD proprio per il fallimento del decentramento. Come siamo messi? Sì, severo è dire poco. Bisogna dire che questa storia del decentramento è una storia antica, perché non è soltanto questa consigliatura che ha derubricato il decentramento amministrativo, ma è una storia che rinviene anche nelle precedenti consigliature. Per cui se prima c'era un danno per i cittadini e per il territorio, questo danno è andato sempre più aumentando. Quindi abbiamo un'amministrazione comunale che è sorda, che mostra un ritardo abissale nel riformare la macchina comunale. Si pensi che il 1 gennaio del 2015 è stata istituita la città metropolitana di Bari, che comprende 41 comuni, dove il comune capoluogo di Bari è capofila, il sindaco del comune capoluogo De Caro è anche sindaco della città metropolitana. Orbene, sia lo statuto comunale di Bari che il regolamento istitutivo dei municipi fanno espresso riferimento alla città metropolitana, laddove si dice che una volta istituita la città metropolitana bisogna dare ai municipi, prima circoscrizione, poteri sostanziali. Vale oggi a dire. Sembra che invece valgano meno delle circoscrizioni di prima. Eh sì, purtroppo la situazione è andata, come dire, sempre più peggiorando. Perché da una parte noi abbiamo una rappresentanza politica a livello territoriale che non è molto consapevole del decentramento amministrativo, tranne dovute eccezioni, rarissime eccezioni, però la maggioranza non ha fatto una battaglia vera per l'attuazione del decentramento amministrativo, se non adagiarsi ed essere sponda alle volontà dell'amministrazione comunale. Ma questo atteggiamento secondo lei è più di natura burocratico o di ignoranza o politico? Allora, questa è una domanda molto appropriata, perché la questione non è solo, giustamente come lei dice, non è soltanto politica, è anche burocratica. Cioè il comune di Bari è un comune organizzato in maniera obsoleta, anche la struttura dirigenziale burocratica purtroppo è accentrata, non ha una visione aperta dei problemi a livello territoriale. Non parliamo poi della rappresentanza politica, che secondo la mia opinione, rispetto pure di persone valide che senz'altro ci sono, deve segnare un diverso passo. Cioè, come se ne esce da questa storia? Io guardi, sono molto su questa storia, sono molto pensieroso, no? Perché vedo che ci sono veramente delle difficoltà e degli ostacoli enormi per cercare di essere concreti e di dare soluzioni. In questo scorcio di fine consigliatura io auspico che l'amministrazione comunale di Bari, come anche i singoli municipi, si diano una mossa, cioè quantomeno di mettere mano ai regolamenti, allo statuto comunale, laddove la città di Bari soffre e lo vediamo bene, sia per le persone in difficoltà, quindi i servizi sociali, i problemi legati alla manutenzione, le questioni che poi si intersecano anche del lavoro, qui ci sono tante questioni dove Bari è repressa. Ma secondo lei sarebbe necessario fare per esempio una denuncia alla prefettura, al prefetto, per risolvere questa situazione? Allora, senta, giornalista, redattore, presso la prefettura di Bari esiste un dossier sul decentramento amministrativo. Io mi auguro che il signor prefetto, parlando con rispetto, apra questo dossier, perché secondo la mia personale opinione, come cittadino e anche rappresentante di movimenti, comitati e quant'altro, i tempi sono maturi. Laddove non interviene l'amministrazione comunale, che si nomini il commissario ad acta per mettere ordine, per definire una volta per tutte, perché se no hanno ragione quelli che dicono che i municipi sono uno sperpo di denaro pubblico, perché se non hanno poteri, non hanno risorse, allora e cittadini soprattutto che sono penalizzati.